Allora, oggi sono troppo emozionata, devo farmi fare i capelli, perché tanto Giuseppe non me li fa, mio marito non me li fa, non hanno tempo, quindi ho chiamato la parrucchiera. Non vedo l'ora, sta per arrivare. Oggi mi rilasso, mi hanno detto che è espertissima, ma proprio esperta. Il top. Bene. Avanti. Buonasera. Buonasera, ma è lei la parrucchiera? Sì, perché? Non si vede, guardi. Airjo. Vabbè, intanto lei sarà brava, quindi sono fiduciosa Certo, cosa deve che fare? l'apparenza Cosa deve ignora, fare? L'ha spero. messa in piega? Dovevo fare un po' di cose, ma anche la piega va bene, eh? Va bene, quindi la vuole mossa? Ok, Quello che vuole, basta che mi rilasso, oggi è il mio giorno libero. allora Che bello, incominciamo un po' con la mantiglia. Li deve anche tagliare? Come già fatto. no? Già fatto. Sì. La prossima volta? Sì, intanto ci conosciamo. Allora. Guardi Scusi, la che. può togliere questa mano da qua? Guardi che, scusi, Ah, eh. scusi, non l'avevo vista. Guardi, Mi hanno detto che lei ha tanti anni di esperienza. lei vedrà che tornerà. Ritornerà. Devo proprio metterla questa. Sì, perché devo fare la piega mossa, non vorrei che si riempisse Non di ho visto capelli. molti asciugamani, usa e getta. No, come? Asciugamani, usa e getta? Sì, sono. No, sono usa e basta, senza getta. Questa. Lo stesso, usa. Quindi mi ha detto che deve fare la cosa mossa. Può restare così ferma. Cioè, Cosa mi dovrebbe fare? io le sto mettendo i bigodi. Bigodini. La vuole mossa? Bigodini. Un po', non molto, Perché lei voleva il phon? Non si usa il phon, si usano i bigodini. I bigodini. Sì, perché ci vogliono i bigodini. I bigodini. Sì. Cosa sta dicendo? No, mi sta. Cioè, io vorrei sapere una cosa. Stavo tossendo. Allora, Airjo, lo stile. Vuoi uno stile preciso? Vuoi uno stile che duri? Vieni da Airjo. Posso togliere? No! Allora, lei Ho si rilassi. Si rilassi. tanto caldo. Aspetti un attimo, aspetti, eh? Guardi che ho capelli molto fragili, eh. Senti, ma ti lasci come voglio io? Dai, bisogna essere fiduciosi nella vita. È ferma, eh? Mi sto mettendo solo un po' comoda il mio giorno, almeno oggi posso È il suo rilassarmi. giorno. Mi sta sfasciando il salone. No. Sa quanti bigodini ho dovuto mettere per comprarvi questa poltrona? Quanti? E mi hanno detto che lavora da un Sì, po'. lavoro, sono 30 anni che lavoro. 30 anni, capito? 30 anni. E lei continua a mettere bigodi? Perché? Che cosa Cioè, Ma chi l'ha consigliato il bigodi? Scusi, eh? vorreste. Già, cioè, poi mi sentirà, eh? Chi? No, un'amica. Allora, le posso dire, se la tenga stretta quell'amica, perché le ha consigliato bene. Guardi, gli sto mettendo anche rosa, rosa. Ok? Va bene. Guardi. Io veramente. Questo si chiama pettine a coda. Sì, posso spostarlo un po'? Sposti la mano. L'importante è che quella punta vada dall'altra parte. Anche perché davvero è 30 anni che fa questo Sono lavoro? 30 anni. Cioè, si renda conto che io oggi volevo riposarmi. E invece io a lei le sto facendo un servizio. Carina. Ha visto? La trovi lei a quest'ora una parrucchiera?
che non conoscendo che lei le fa questo. Zitta. È proprio messo bene quel bigodo, eh? Allora, questo serve perché questo va all'interno e questo rimane così spettinato, l'ha capito? È particolare, eh? Ma lei credeva che stava venendo così in un negozio micio micio bau bau? Io pensavo, ma come mai lei non è bionda? Di solito le parrucchiere sono bionde. Appunto, l'ha detto, le parrucchiere sono bionde, io voglio essere diversa. Mi sono fatta queste schiariture, però guardi, devo dire una cosa, sto proprio bene, vedendomi a fianco a lei sto divinamente. Senta, può finire questo lavoro così? Cioè, mi sto innamorando di me stessa, rimarrei ore a guardarmi. Aspetta, lei lo tolga questa cosa da qua. Cioè, non posso neanche gestire le mie mani? Girare, girare, ha visto? Gira che ti rigira, gira che ti rigira, girare, ha visto? Sì, no, ma non me lo deve spiegare, No, glielo sto spiegando, perché così lei non torna più, torna e se lo fa a casa. Mi sta facendo perdere tempo, capito? Io per comprare questa poltrona, sa quanti bigonini ho dovuto mettere? Scusi, però non dovrei fare la cliente io, per una volta potrei parlare io? Parli, dica. Dica la sua vita, perché di solito quando vengono qui vengono a confessarsi. Lei cosa ha da confessarsi? Cosa ha fatto? Ha tradito suo marito? No. Ha bisticciato con la vicina? No. Ha ammazzato qualcuno? No. Allora cosa ha fatto? Niente, lavoro. E viene qui dalla parrucchiera? A rilassarmi. Allora, ci parli un po' di lei, così la conosco anche io. Perché non voglio perderla come cliente. Lo deve legare. Aspetta, siccome allora lei, ho capito che bisogna fargli come i bambini. Adesso glielo leggo da dietro, così non se lo toglie, ha capito? Ecco, adesso sono sicura che non se lo toglie. Ha legato anche dietro? Sì. Guardi che io soffro di claustrofobia, Cioè, posso desiderare non avere questo legato? Mi promette che non se lo tocca più? Mm-hmm. Guardi, perché sono brava e voglio conquistare la cliente. Comunque, parli un po', mi parli di lei. Però non mi faccia la testa così, eh no, oggi è il mio giorno, Però non mi faccia... Cioè, è una settimana, capito? Che tutti si sfogano con me, oggi tocca a me. Mi piace l'effetto... Ma io non ho parola, aiutatemi ragazzi. Devo andare a fare la pipì. Questa è pazza, io me ne vado. Cosa faccio ragazzi? Con chi stava parlando? Ma io, no, stavo... Cioè una non può andare anche in bagno? Mi avevo detto che avevo caldo, ero così. Cercavo un attimo di sventolarmi. Però, ascolti, lei è una cliente indisciplinata. Perché? Perché deve stare ferma, l'ha capito che deve stare ferma. Ma io sono ferma. Guardi, prego. Ok. Allora, faccio vedere se... Cioè, che capelli ha lei, scusi, Sono belli? No, guardi, non si sono neanche mossi. Si faccia due domande, Si faccia non due si domande. Non si sono neanche mossi, me ne sono fatta 7 di domande. Se le faccia altre domande, è lei la parrucchiera? Bella questa cosa. Non ce la vuoi regalare? No, io non ho parole. Quindi lei deve dare le colpe a me, dice che il capello, mi devo fare 4 domande. Senta, ma ascolti poco a poco. Ma lei prima di venire qui da me, dove andava?